Un'importante operazione della Guardia di Finanza di Policore Matera, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Potenza, ha portato questa mattina all'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Potenza nei confronti di otto indagati per i presunti reati di associazione a delinquere, peculato, riciclaggio ed autoriciclaggio. Obbligo di dimora per un cittadino residente a Scanzano Ionico. Altre otto persone risultano indagate. Fulcro dell'attività di indagine che ha interessato tutto il territorio nazionale la fascia ionica lucana ed in particolare l'azienda agricola De Pascalis di Scanzano Ionico, già sottoposta a sequestro dal Tribunale di Potenza. Fermo restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, l'operazione ha rilevato un'articolata rete che, sottraendo ingenti volumi di prodotto ortofrutticolo, li destinava ad una illegittima commercializzazione. Venditori compiacenti dichiaravano un prezzo inferiore rispetto a quello realmente applicato, sottraendo quote rilevanti di ricavi per incassare il quantum, denominato dai soggetti coinvolti cagnotta con consegne di somme in contanti extra conto. Tali condotte permettevano il trasferimento di beni e denaro dall'azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria a favore di altre società che intanto erano state costituite e depauperavano il patrimonio di questa azienda esponendola al concreto e fondato rischio rischio di fallimento.